la faccio, non mi convinci. No, no, ma te lo dico io, ma è un sistema infallibile, ma non l'ho provato soltanto io, ma anche tante altre nostre amiche. Ma lo so, ma vedi, a me dà la sensazione quasi di fargli un ricatto, ma capito? Quale ricatto? Ma è l'unico mezzo che abbiamo per difenderci dall'indifferenza dei nostri mariti, dalla loro mancanza di attenzione e dal loro egoismo. Oh, ma scusa, da quand'è che Raimondo non ti porta più fuori la sera? Non so, a teatro, per esempio. Dal 59? Oh. Quando lavoravamo in teatro, no? Lui mi portava in teatro a lavorare, capisci? E a cena? E sempre dal 59, oh, quando ho finito lo spettacolo mi portava al ristorante a mangiare. Naturale. E in un locale notturno? Sempre dal 59, quando i ristoranti erano chiusi, allora lui mi portava in un night a mangiare un panino. E tu, dopo che da 20 anni... 24, ma da 59... Va bene, e tu, dopo che da 24 anni sì. Tuo marito non ti porta più fuori la sera, hai ancora delle remore? Ad usare uno dei sistemi che ancora ci restano? Una bella minaccia di separazione? Oh, hai ragione, lo faccio. Brava, lo faccio. E diglielo a brutto muso. Caro Raimondo, non c'è più niente da fare, capito? Caro Raimondo, non c'è più niente da fare, capito? Oh, brava, ho già dato l'incarico all'avvocato. Chi tu? Ma no, ma deve dirlo tu. Ah, sì, andiamo, così la minaccia sembra più seria. Poi se andiamo nel caso vostro, non so, mi sembra che tu sia favorita. Perché? Perché tu e Raimondo siete l'immagine della coppia modello in televisione. E se vi separate, addio lavoro. Già. Addio favori del pubblico. E già. Già. Se noi due ci separiamo, lui non lavora più. Come sono contenta. Allora, cara Sandra, adesso devo proprio andarmene. Comunque, senti, mi raccomando. Cerca di recitare fino in fondo, devi crederci a questa cosa e senza cedimenti, categorica, sennò non funziona, capisci? Senti, in bocca al lupo e vedrai che funzionerà. Ciao! Grazie! Ciao! Caro Raimondo, così non si può più andare avanti. Ho parlato con l'avvocato e ho chiesto la separazione. Addio, 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 addio. Ah. Stanco? Morto. Lo sapevo. Cosa sapevi? Che per una ragione o per l'altra tu sei sempre stanco morto. Per forza, quando uno lavora tutto il giorno è logico che la sera sia stanco, eh? Stasera cosa facciamo? Cosa vuoi che facciamo? Usciamo. Ma chi? Noi due. E dove andiamo? A night. E perché no in discoteca? E perché no in discoteca? Ma sa, ma dai, sa, ma fammi il piacere, ma lo sai che bisogna sapere invecchiare con decoro, con dignità? Sì, certo, tutte le sere a casa davanti alla televisione. Si capisce, è molto più decoroso che andare fuori a fare i cretini lì alla discoteca, scusa. Tu almeno la domenica vai a giocare al pallone. E vacci anche tu. Ma non mi fa ridere, va? E invece dovresti ridere perché ti distrai, ti tiri su un pochino. Ma non mi fa ridere che tu al pallone neanche ci giochi. Ah, questo è nuovo. Cosa? Questo discorso qui è nuovo. Io che mi trascino la domenica sul campo di calcio, sopportato dai miei compagni perché sono finanziatore, presidente della società. E forse chissà che un giorno anche non ci rimango sul campo, perché questo tu dici ogni tanto. Raimondo, così non possiamo tirare avanti. Ho già parlato all'avvocato, ho chiesto la separazione. Addio. Raimondo, guardami. Ma sono anni che ti ripeto che mi fa impressione, Raimondo, così non posso andare avanti. E allora fermati.
scendere su e giù. Senti, Raimondo, guarda che non è il caso di scherzare, perché non ho niente voglia, non ho niente voglia di scherzare, non ne ho niente voglia. Ma cosa fa? Ma cos'è? Una tragedia greca? Cos'è? Un dramma? Che succede? Troppo? Cosa? Ho fatto troppo. Ma non lo so, forse ma cosa ho fatto stai... troppo, forse... E meglio se la faccio un pochino più leggera, perché è troppo esagerata, non ci credo. Raimondo, così non possiamo andare avanti. Ho già parlato con l'avvocato, ho chiesto la separazione. Addio, tanto saluto, arrivederci, tante grazie. Mi sei messo su questo. Raimondo, così non possiamo più andare avanti. Addirittura, sì. Sì, sì, perché io non ce la faccio più. Ma Sandra, ma stai scherzando? No, Raimondo, io sto parlando seriamente. Anche se con te devo riconoscere che ho vissuto anche degli anni felici che non dimenticherò mai. Ma Sandra, ma ti rendi conto di quello che stai dicendo? Perfettamente, Raimondo, perfettamente. Solo che vedi, la nostra vita, anzi, la mia, è diventata piatta, è diventata monotona, è diventata brutta. Ma Sandra, ma non puoi parlare così, scusa. E invece sì. Ho parlato con l'avvocato. Ho chiesto la separazione. Cosa? Sì. La separazione? Sì, Raimondo. Ma non dire sciocchezze, via. Ho deciso. Ma non puoi dire certe cose. Ma Raimondo, non solo le dico, ma le faccio. Ma come? Ma veramente, ma dico... Tu veramente vuoi separarti da me? Sì. Tu non vuoi più vivere con me? No. Ma dico così, dopo anni che stiamo insieme, di punto in bianco all'improvviso decidi di lasciarmi, di separarti? Sì. Ma non è... Ma è assurdo tutto questo. È assurdo. È assurdo. Io dico, non si può concepire. Signora, è grave, sa, il cuore e... si faccia forza, signora. Oh, è tutta colpa mia, no, tutta no, colpa signora, mia. Non dica così, lei non poteva supporre determinate conseguenze che sono avvenute. Certo, deve essere stato un gran brutto colpo per lei. Vedete, sembra un luogo comune e invece è la pura verità. Un grande dolore può anche uccidere. Anche una grande gioia!